non è facile cogliere. Il lavoro svolto dalla Polizia di Stato in quest'anno nella provincia di Perugia è stato intenso e produttivo di risultati, a testimonianza che lo Stato c'è e agisce adeguatamente e prontamente su vari fronti, compreso quello della criminalità organizzata, un fenomeno sul quale gli organismi investigativi, anche in questa regione, tengono gli occhi aperti, sul quale l'attenzione è massima e che non va erroneamente sottovalutato. Lo ha detto il questore di Perugia Mario Finocchiaro, che questa mattina ha incontrato i giornalisti per i consueti auguri di fine anno, anche per fare un bilancio dell'attività svolta della polizia sul territorio e per tracciare i propositi, ha detto Finocchiaro, per il nuovo anno. Sentiamolo per quanto riguarda le strade sicure. Le strade sicure ha dato un grosso, ci dà una grossa mano, soprattutto perché consente di sottrarre personale, ci consente di impiegare personale che magari prima veniva utilizzato per fare delle vigilanze fisse, vedi le vigilanze fisse agli uffici giudiziari, oppure a causa dell'emergenza terrorismo, la necessità che c'era di fare le vigilanze fisse a luoghi particolari, come possono essere in questo ad Assisi, no? Le due basiliche, ma la vigilanza che viene fatta ad Assisi dai militari non è finalizzata a prevenire o a reprimere la criminalità, è finalizzata e ha delle finalità diverse. Non ci dimentichiamo che c'è stato un allarme terrorismo e c'è un allarme terrorismo che per il quale necessita di vigilare alcuni luoghi in particolare che possono essere obiettivi sensibili.